Ma GTA 6 quando esce? Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix. In questo nuovo video ho deciso di portarvi una comparazione dettagliata riguardo i tre veicoli col propulsore, in modo tale che vi possiate fare un'idea migliore su quale veicolo col propulsore acquistare. Ragazzi, al solito, prima di cominciare sapete cosa fare. Inoltre, oltre al bel pollicione in su, vi chiedo anche di votare quale dei tre veicoli col turbo secondo voi è il migliore su GTA Online. Troverete il sondaggio in alto a destra. La maggior parte dei miei dopatissimi seguaci del canale Telegram preferisce l'Oppressor. Parliamo subito del prezzo dei tre veicoli. La Vigilante costa 3.750.000 dollari, ma non ha prezzi scontati, quindi purtroppo non riuscirete ad abbassare il suo prezzo in nessuna maniera. L'Oppressor a prezzo pieno costa più di 3 milioni e mezzo, mentre con lo sconto costa 2.650.000 dollari. E per avere lo sconto dovrete completare tutte le missioni che potete trovare all'interno del computer del centro operativo mobile. Invece la Rocket Voltic ha un prezzo di 3 milioni e 830 mila dollari, oppure scontato a 2 milioni e 880 mila dollari, prezzo che possiamo ottenere dopo aver completato la sua missione speciale, che si ottiene dopo aver rubato 20 veicoli nelle missioni import-export, quelle dell'ufficio. Ecco qua il test della velocità eseguito ben due volte con altre due persone e una volta da me senza nessuno. Quindi con solo questi test possiamo capire come la Rocket Voltic sia diventata un'auto, possiamo dire, arretrata, in quanto la Vigilante ha un prezzo pressoché identico e allo stesso tempo con un turbo che si ricarica più in fretta. Infatti io, se fossi la Rockstar, abbasserei drasticamente il prezzo della Rocket Voltic. E continuando a guardare questo video capirete il perché ho detto questa cosa. Invece, riguardo i tempi, l'Oppressor e il Vigilante hanno avuto dei tempi molto simili, anche se, nonostante questo, la meglio l'ha sempre avuta il Vigilante. Il turbo del Vigilante può essere usato una volta ogni 3 secondi sia in free mode che nelle gare, proprio come l'Oppressor e la Rocket Voltic. Però attenzione, lo stesso discorso non vale completamente del tutto per il turbo della Rocket Voltic, perché in realtà in free mode la Rocket Voltic può avere il suo turbo attivato una volta ogni 10 secondi. Dove possiamo depositare questi veicoli? La Vigilante e l'Oppressor possono essere parcheggiate in qualsiasi garage, mentre la Rocket Voltic può essere parcheggiata solo in un magazzino dei veicoli, ottenibile solo dopo aver comprato un ufficio e allo stesso tempo acquistato nello stesso ufficio da un PC in una sessione pubblica. Questo è un altro motivo per la quale sconsiglio assolutamente di acquistare la Rocket Voltic, soprattutto se non avete un ufficio e un magazzino dei veicoli. Le modifiche possono essere applicate su tutti e tre i veicoli in GTA Online, come sappiamo tutti. La Vigilante e l'Oppressor però la potremo modificare solo in un centro operativo mobile con l'officina e l'armeria acquistata sullo slot 2, e per avere un centro operativo mobile dobbiamo avere allo stesso tempo un bunker, quindi anche qui è un bel casino. Invece la Rocket Voltic la possiamo portare in un qualsiasi Los Santos Customs, anche se non c'è una sega, veramente regà, non c'è un cazzo. Nell'Oppressor di speciale possiamo aggiungere i missili automatici e le livree, se abbiamo sbloccato le loro ricerche al laboratorio del bunker, ma il resto è praticamente identico alle modifiche delle altre moto, sostanzialmente. Per quanto riguarda il Vigilante, ha praticamente le stesse cose delle altre auto, diciamo che anche qui non c'è una grande personalizzazione. L'unica cosa di davvero speciale è che comunque possiamo acquistare i missili automatici, ma per il resto non c'è nulla di che. Forse la personalizzazione delle ruote o comunque la possibilità di comprare una verniciatura
un'architettura diversa rispetto alla Batmobile originale della saga di Batman, ma davvero ragazzi, non di più. Quindi possiamo dire che questi tre veicoli non sono dei veicoli adatti se volete qualcosa con cui potete, diciamo, sfogare la vostra creatività nelle modifiche. Ora passiamo subito alle armi. La Rocket Voltic anche qui non c'ha una bella sega di nulla, quindi buona Rocket Voltic. L'Oppressor può avere i missili automatici solo dopo aver sbloccato la sua ricerca al laboratorio del bunker, come detto prima, e dopo averla acquistata nel centro operativo mobile. Costano 171.000 dollari e ovviamente sono automatici. Vabbè, grazie al cazzo. L'Oppressor potrà sparare ben 20 missili. Però purtroppo una volta finite non potremo usare altre armi perché queste occuperanno la mitragliatrice e non potremo neanche usare bombe adesive o mitra. Diciamo che questa è una bella cagata fatta da Rockstar, secondo me non ha gran senso essendo che si tratta di una moto. Per quanto riguarda invece la vigilante, possiamo aggiungere sempre anche qui i missili automatici in un qualsiasi centro operativo mobile e allo stesso prezzo dei missili dell'Oppressor, senza bisogno però qui di dover sbloccare altre ricerche al bunker. Una volta comprate, il vigilante potrà sparare addirittura 40 missili, il doppio dell'Oppressor. Una volta finite potremmo usare la sua mitraglietta, anche se veramente ragazzi fanno davvero cagare. E anche qui purtroppo non potremmo usare le armi nell'inventario. Le abilità speciali, questa diciamo che è la parte più importante. Allora ragazzi, l'Oppressor, il Vigilante e la Rocket Voltic ovviamente sono gli unici tre veicoli di GTA Online che possiedono un propulsore che possiamo attivare premendo R3 su PS4 o comunque la levetta analogica sinistra su Xbox One, avete capito. L'Oppressor, oltre a questo, possiede anche l'abilità di volare in punti altissimi. Basterà attivare il turbo, aprire le ali premendo X su PS4 o A su Xbox One e premere la levetta sinistra in giù, come se fosse un aereo. E da lì potremo volare finché non perderà velocità. La cosa bella è che per ricaricare il suo turbo basterà toccare appena un edificio, comunque un asfalto qualsiasi, o comunque un tipo di terreno qualsiasi. Diciamo che si tratta di una specie di moto jetpack, davvero molto comoda come moto per spostarsi in tutta la mappa, perfetta soprattutto per le missioni in cooperativa. Inoltre, se siete abbastanza abili da gestire la fisica di GTA Online con questa moto, potete benissimo battere la maggior parte dei velivoli su GTA Online utilizzando i missili automatici e allo stesso tempo mentre siete in aria. Vi assicuro ragazzi che se siete dei fenomeni ad usare questa moto a giro per la mappa, riuscirete a stare in volo tutto il tempo. È veramente divertentissimo guidare questa moto con una fisica buggatissima. Riguardo invece la vigilante, la sua abilità speciale è quella di poter devastare gli altri nemici proprio come se fosse una Phantom Wedge. Potrà scontrarsi con qualsiasi cosa senza praticamente perdere velocità e allo stesso tempo usando una potenza altissima. Ricorda molto il carro armato invincibile su San Andreas. Addirittura la mitica Batmobile può devastare i carro armati e nessun veicolo può devastare un carro armato passandoci sopra, eccetto per i Ram Buggy, che comunque ad una certa si distruggerà, mentre la Batmobile no, può distruggere qualsiasi cosa senza perdere danno. E oltre a questo possiede anche una manovrabilità a dir poco eccellente per essere un veicolo della sua stazza. Sembra di guidare una macchina tutt'altro che ingombrante. La Rocket Voltic ha un turbo che può essere attivato e riesce a devastare. No, nemmeno quel... un cazzo di nulla, ma che cagata! A me, dopo aver visto tutte queste cose, mi importerà una sega della Rocket Voltic. E insomma, come potete aver capito da questo video, ormai la Rocket Voltic è diventata un'auto inutile. Non vale la pena ugualmente acquistarla, neanche con lo sconto sul prezzo delle missioni. È solo un'auto con un turbo che si ricarica molto molto lentamente. Oltretutto credo che la Vigilante abbia più manovrabilità rispetto alla Rocket Voltic. Comunque, addio Rocket Voltic, insomma. Riguardo al Vigilante e l'Oppressor, questa decisione spetta a voi. Se vi piace volare attorno a Los Santos e spostarvi in fretta senza voler comunque distruggere le sessioni pubbliche attorno a voi, magari siete dei giocatori che amano più la cooperazione, guadagnare per cazzi propri con i propri business, opterei per l'Oppressor perché vi farà risparmiare veramente un sacco di tempo. È veramente fantastico usare un veicolo
che può sia volare che rimanere in strada. Davvero una moto troppo divertente da usare e parecchio buggata con la fisica. Questo è il bello di guidare questa moto. Oltretutto costa $1.100.000, una cosa del genere, in meno rispetto alla Vigilante se riuscite a sbloccare il suo prezzo scontato. Neanche troppo complicato da sbloccare. Invece la Vigilante, per quegli amanti del rischio di GTA Online che vogliono distruggere qualsiasi cosa e portare giustizia come Batman a Gotham City, è armata per bene ed è molto potente nonostante esploda con un solo razzo di un lanciarazzi a ricerca avanzata o due colpi di un fucile da cecchino pesante MK2. A me personalmente piace di più la Vigilante, anche se trovo più comoda l'Oppressor, però per gusti personali, soprattutto per il fatto che Batman è il mio eroe preferito nell'universo cinematografico, sceglierei la Vigilante. Chiaramente gusti personali, perché comunque i due veicoli hanno dei vantaggi e degli svantaggi molto diversi tra di loro. Quindi riflettete e controllate bene quale vi piace di più. Fatemi sapere la vostra scelta nel sondaggio in alto a destra, quale dei tre veicoli secondo voi è il migliore. E magari fatemi anche sapere il perché della vostra scelta tra i commenti. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video.